L'apertura del nostro notiziario, lo avete sentito proprio dai titoli, è dedicata alla cosiddetta chiusura appunto della fase del dibattito pubblico legato a una tratta del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. La decisione finale spetterà alla conferenza dei servizi, alla quale ora passa la palla dopo la fase di chiusura finale appunto del dibattito pubblico. Conferenza dei servizi che sarà convocata entro giugno, ma intanto oggi pomeriggio davanti all'Aurum di Pescara c'è stato un sit-in di residenti e comitati che hanno chiesto la modifica del progetto, esponendo anche la relazione. Per noi a seguire questo ultimo incontro e anche questo sit-in c'era proprio Luca Pompei, che è ancora lì all'Aurum a Pescara, collegato in questo momento in diretta con noi. Luca, buonasera a te. Allora, quali sono le ultimissime novità? Perché ci dicevi proprio poco prima di iniziare il telegiornale che si sta ancora discutendo. Sì, Anna, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici telespettatori. Subito dopo gli interventi dei vari sindaci, in particolare quelli di Chieti e Manoppello, praticamente ha ripreso vita il dibattito, quindi in quello che tu giustamente definivi come ultimo atto del dibattito pubblico. 75 giorni, 15 incontri, al termine del quale è stata prodotta una dettagliata relazione di 66 pagine che tiene conto anche di quelle che sono le proposte alternative a un progetto di base di RFI che non fa contenti davvero nessuno, in particolare la comunità di Manoppello, che sarebbe in qualche modo spezzata in due, in particolare Manoppello Scalo, con non solo una serie di espropri di edifici privati e attività produttive, ma soprattutto dividendo in due il paese, creando notevoli disagi alla viabilità. Ebbene, ho posto a questo progetto di RFI la cosiddetta variante dei cittadini, che in questa relazione conclusiva del dibattito pubblico, lo ha confermato la coordinatrice Yolanda Romano, che tra poco ascolteremo, la variante dei cittadini è stato preso in considerazione, ingegnerizzato e inserito in un documento formale che sarà presentato alla conferenza dei servizi che, come dicevi tu, si dovrà tenere entro la metà di giugno, ed è la conferenza dei servizi che poi in qualche modo metterà la parola fine su questo progetto, che va assolutamente fatto perché ci sono i fondi del PNRR, ma dicono i sindaci va fatto anche con un certo criterio. E allora la perplessità, il dubbio e soprattutto la preoccupazione è che di questa variante di cittadini e di altre migliorie in realtà non si vada poi a tenere conto. Fuori, lo state vedendo immagino anche dalle immagini di Diego Martelli, la protesta dei cittadini, in particolare quelli di Manoppello, che sono decisi ad andare avanti e sono pronti anche a ricorrere alla magistratura qualora il progetto originario di RFI dovesse andare avanti. Ma in sostanza, come detto, ora spetterà la conferenza dei servizi fare sintesi rispetto a tutte quelle che sono le perplessità e a un progetto originario RFI che fa acqua da tutte le parti. E allora, in conclusione, Anna, io direi di andare ad ascoltare questa breve dichiarazione della coordinatrice del dibattito pubblico Yolanda Romano e poi la linea può tornare allo studio. Il dibattito pubblico si è aperto il 23 febbraio e per 75 giorni ha dedicato una grandissima attenzione all'ascolto di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni di questo territorio. Naturalmente il dibattito pubblico non è un processo decisionale, ma è un processo di ascolto e di informazione. Quali sono gli esiti del lavoro che abbiamo condotto insieme? Anzitutto un'attenzione e un'imparzialità rispetto agli interessi di tutti. Sono state ascoltate anche posizioni critiche diverse fra loro e anche divergenti, e sono state in qualche modo introdotte all'interno della relazione conclusiva. Pur nei tempi ristretti del procedimento, che come sappiamo per le opere del PNRR è a ridotto della metà i tempi, siamo riusciti a fare un totale di 15 incontri, di cui alcuni itineranti in tutti i comuni, alcuni pubblici, alcuni dedicati, in modo da affrontare tutti gli argomenti.
L'agenda dei lavori ha incluso incontri sulle alternative di tracciato indipendentemente dal loro inserimento in un percorso autorizzativo, portando per esempio la variante Chieti-Manoppello a una dignità di un vero progetto che può essere ora sottoposto a percorso autorizzativo. Quindi è importante che il dibattito pubblico abbia attribuito trasparenza al processo, con un totale di più di 2.000 download dei documenti pubblicati, per esempio sugli espropri, in modo che tutti i cittadini abbiano potuto conoscere il progetto, i suoi impatti e poter esprimere le proprie valutazioni. Ora la relazione conclusiva viene inviata alla conferenza dei servizi, alla commissione di dibattito pubblico, ed è proprio nella conferenza dei servizi che si esprimerà l'aspetto decisionale di questo processo in cui verrà presa una decisione.